ricordi di Lillehammer, lì si aveva un sogno di poter vincere lì, in mezzo a tutta quella gente che c'era, vince in casa norvegese, per noi della staffetta sarebbe stato il massimo, e così è avvenuto, appunto, vincere in Olimpiade con tanto pubblico. Penso che sarà difficile che possa ripetersi. La mia frazione era quella che forse temevano di più, poi gareggiare con due che avevano già vinto la 10, due norvegesi e finlandesi, due che erano arrivati primi e secondi. Per me era molto importante che non dovevo perdere più di 30 secondi se si voleva sperare di poter vincere loro. Così mi è andata bene, sono arrivato a 9 secondi, è stato un sogno, appunto, che si è avverato poi con la vittoria alla fine di Silvio Paolo. Il segreto, diciamo, che avevo fatto anche una scommessa sul lancio di partire piano, e avevo scommesso anche con un allenatore, ha detto: voi insegnate sempre male alla gente, beh, se parti troppo forte e vai anaerobico, poi porti via tutta l'ala, il resto della cosa non recuperi più. Io sono andato fuori più tranquillo del normale, e in cima ero già terzo, e da lì sono rimasto attaccato il primo e ho tenuto duro. È andata bene, diciamo, una volta tanto ti è andata bene. Erano tutti e due che potevano vincere, però quando ho visto che il Deli cercava di staccare il Silvio sempre dietro, ho visto che non è riuscito a staccarlo, ha detto facilmente il Silvio ha recuperato ed ha fatto bene, e ha sbagliato forse per fortuna nostra il Deli a volerlo staccare via, è arrivato con un po' di meno energie, e il Silvio è molto concentrato, si è dato da fare anche lui, insomma è riuscito a vincere. Quando li rivedo filmato ti viene un po' la pelle d'oca.